La ciclostaffetta per Giulio Regeni, partita da Duino, paese natale del ricercatore ucciso in circostanze ancora misteriose nel gennaio 2016 in Egitto, ha fatto tappa alla Fortezza d'Abasso, che ospita il Festival Firenze Libro Aperto. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi, insieme al vignettista Sergio Staino, che all'evento ha dedicato un'illustrazione, ha accolto i tre ciclisti e il camperista che hanno dato il via all'iniziativa, la cui tappa finale è Roma per la consegna alle istituzioni nazionali di una lettera dei genitori di Giulio. La domanda è sempre la stessa, verità sulla sua uccisione. Bisogna mantenere viva l'attenzione, anche perché significa mantenere viva l'attenzione su un paese dove non esistono le libertà democratiche. Anche di recente ben 70 oppositori dei Fratelli Musulmani sono stati condannati a morte. È un paese vicinissimo con cui l'Italia ha forti rapporti economici. Chiedere che il governo consenta di scoprire la verità, di accertare la verità della morte di Regeni è anche un modo per mettere in mezzo un pezzo di democrazia. In tanti si sono soffermati a osservare le bandiere gialle sulle bici parcheggiate all'ingresso del Festival del Libro, dove anche la regione toscana ha un proprio stand. Tappa dopo tappa, hanno detto i componenti della ciclostaffetta, la sensibilità sulla vicenda di Giulio Regeni si riaccende. Abbiamo sentito l'urgenza, l'esigenza di provare a fare qualcosa, a dare un piccolo contributo utilizzando il mezzo che noi amiamo e prediligiamo e usiamo quotidianamente, cioè la bicicletta, per fare in modo che questa vicenda ritorni un po' agli onori delle cronache, perché ci sembrava che fosse caduta un po' nel dimenticatoio. E abbiamo pensato a questa cosa, l'abbiamo proposta alla famiglia, la famiglia ha accettato la nostra proposta e poi ha assunto delle dimensioni per noi inaspettate. Ora il viaggio della ciclostaffetta prosegue, pedalata dopo pedalata, verso Roma.